cambio della guardia al distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Montanaro, quindi nuovo capo di distaccamento e nuovo vice capo. E nuovo vice capo. Io sono Veneruso Giovanni, vice capo Padula Fredo. Abbiamo fatto questo cambiamento voluto dal distaccamento di tutte le persone, senza togliere i meriti al vecchio capo distaccamento per quello che ha fatto per il distaccamento, e ha fatto tanto, però ha fatto il suo tempo. E quindi c'è stato un cambio di guardia, cerchiamo di andare avanti nel migliore dei modi possibili per spianare anche la strada ai giovani, insegnare un po'. Perché il nostro è un volontariato, siamo un gruppo di persone che lavora e quando abbiamo un po' di tempo a disposizione lo dedichiamo al distaccamento per aiutare le persone. Si spera sempre che sia il meno possibile, sia per noi, per le persone che fuori che subiscono i disagi, gli incidenti stradali, incendi alloggio, tutto quello che compete il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Certo, non è affatto facile, è comunque molto impegnativo perché si toglie del tempo al lavoro, alla famiglia, alla vita privata, però per il bene degli altri. Per il bene degli altri, giusto, è una scelta voluta e quindi ci prendiamo l'impegno di andare avanti. Si spera nei giovani, si spera di avere più giovani possibili che ci credono in questa cosa. Non è facile, perché il giovane magari sabato sera, la domenica sera vuole uscire, si capisce, no? Mentre noi sì, abbiamo le famiglie, sacrifichiamo anche le famiglie, perché se abbiamo il turno di notte, magari all'una, alle due di notte si sta lì a dormire, e se suona dobbiamo uscire, siamo di squadra, dobbiamo uscire, mantenere l'impegno. Siete comunque una bella squadra, compatti? Sì, è quello che cerchiamo di tenere, sempre la squadra compatti, perché una persona da sola, un capo di staccamento, un coordinatore, non fa niente se non è aiutato dal gruppo e sostenuto dal gruppo. Come mezzi siete ben forniti? Cosa avete? Sì, adesso siamo ben forniti, abbiamo un APS, un autobotte, un modulo boschivo, una CA campagna Mitsubishi con due per incendi boschivi e un polisoccorso attrezzato per incidenti stradali. C'è stato un periodo purtroppo che siamo stati un po' a scarsità di mezzi, però siamo andati avanti lo stesso. Questo è importante, non arrendersi. Da quant'è che fa il Vigile del Fuoco Volontario? Da 21 anni. Sono fatto corso di caposquadra, patente per guidare in mezzo, terzo grado. All'inizio non ci credevo perché l'avevo preso un po' così 21 anni fa per motivi di lavoro, molto impegnato, però quando sono riuscito a liberarmi un po' dagli impegni di lavoro mi sono dedicato un po' di più al distaccamento. Un consiglio ai giovani che vogliono fare i Vigili del Fuoco? Un consiglio ai giovani di fare i Vigili del Fuoco è di crederci, di venire a chiedere, di informazione, chiediamo informazione e si spera che di trovarli soprattutto. E vediamo un po', adesso facendo un po' di pubblicità, se riusciamo a risolvere qualcosa. Non è facile. Quando possono venire a distaccamento per chiedere informazioni? Allora, noi siamo qua, ci ritroviamo per fare un po' di verifica ai mezzi, se è tutto a posto, se l'attrezzatura è a posto, il mercoledì sera dalle 21 alle 24 oppure il sabato pomeriggio dalle 14.30 alle 17.00.